Buongiorno cari amici di YouTube, bentornati ancora una volta sul canale di Mike Borghese Audio. Oggi intro un po' diversa come inquadratura perché questo video lo voglio pubblicare il prima possibile. Parliamo dell'ultimo progetto di DIY Perks che in tanti me l'avete richiesto sul gruppo Telegram, quindi l'ho fatto il prima possibile. Eccoci tornati a un'altra puntata di questa saga che non finirà mai, Mike Borghese Audio. Come da prassi sarà una recensione di quello che è il lavoro fatto da un altro youtuber che personalmente stimo molto, quindi voglio andare a commentare un po' quello che lui ha fatto. Buongiorno, eccoci qua. Allora, ho visto sul gruppo Telegram che qualcuno mi ha inviato l'ultimo video di DIY Perks affinché io possa commentarlo. Non ho aperto il video, in realtà l'ho aperto ma ho guardato il primo mezzo minuto, mi sono fermato e ho detto no, questo qua lo voglio commentare, voglio farci proprio una reaction live, voglio fare proprio il commento fatto bene di questo video. Quindi andiamo subito a vederci il video di DIY. Andiamo subito a vederci il video di DIY Perks, che tra l'altro è uno youtuber che mi piace molto. Quindi prego, signori. Prima di guardare questo mio video, magari è meglio se andate a vedere il suo di video, proprio perché io taglierò delle parti. Di che cosa si tratta? Lui sta facendo questa bellissima cosa qui. Prende e fa diventare questa specie di cabina armadio nascosta, invisibile, un home theater. Bellissimo, cioè spettacolare. Allora, fermi tutti, fermi. Io penso di aver sgamato dei componenti. Il tweeter è un SB Acoustics STCN al neodimio. Lo so perché ne ho due davanti a me, sono quelli del mio impianto tre vie. Li conosco benissimo, suonano benissimo. Il woofer pensavo fosse della SB Acoustics, ma non ricordo se... Allora, potrebbe essere un NRX dell'SB Acoustics, ma potrebbe essere anche una linea esoterica Dayton Audio. Il mid-range penso che sia della linea RS della Dayton Audio, o un RS100 o un RS125. E qua in alto vediamo il tweeter a nastro, quello lì penso sia un Dayton Audio anche quello, ma adesso lo scopriremo insieme. Vediamo se ci ho azzeccato. Non si vede per niente la linea di unione. DIY Perks a me piace perché è la prova vivente del fatto che non servono grandi attrezzature per fare qualcosa di spettacolare. Lui non utilizza grandi attrezzature, lui utilizza quasi sempre un seghetto alternativo o cose del genere, ma fa dei progetti veramente eccezionali. Cioè, ce la fa lui, ce la possiamo far tutti, signori, eh. Lui è veramente bravo. Qua ha usato fermi tutti. Allora, due cose da dire importanti qua. Lui ha usato questi travetti qua che penso siano di abete, che va benissimo. Ha usato colla per legno con MDF, che è abbastanza denso e facile da dare finiture sopra, va bene anche per i mobili, diciamo, fatti così. La colla che sta usando adesso non è colla vinilica come quella che abbiamo visto prima, cioè questa qua vedete che è vinilica, si vede, probabilmente è addirittura della Tight Bond, quella che uso anch'io. A parte che la Tight Bond è alifatica, non vinilica, è un tipo diverso. Comunque questa qua non è nessuna delle due, né vinilica né alifatica, è una colla poliuretanica se non sbaglio quella utilizzata da lui. Vediamo subito, dovrebbe essere la Gorilla Glue. Una colla come questa qua, che sembra sciroppo quando la stendete, ha la proprietà che a contatto con l'aria va a espandersi, fare un po' di bollicine piccoline, di conseguenza riesce a, diciamo, a riempire tutte quelle fessurine che si possono andare a creare nel mobile che state realizzando o anche nella struttura del vostro impianto audio. Quindi se volete una colla bella strong che vada a riempire possibili fessurine, questa è un'ottima colla. Costa di più e ha un termine di scadenza, quindi prendetene poca, solo quella che vi serve se state costruendo un impianto, perché comunque è una colla che costa di più del normale e ha una durata limitata. Magari ve la lascio in descrizione, quella della Tagbond, che la volevo comprare anch'io tempo fa. Anche lui sta, diciamo, mettendo prima una cementita e poi una vernice finale sopra, come giustamente si fa con l'MDF. Complimenti a rivoluzionare mezza casa per fare una roba del genere, vuol dire che comunque era proprio una cosa in definitiva. È un bel progetto, si vede. Guardate la tecnica della rondella con la vite per aumentare la superficie di contatto. DIY Perks. Non sei il primo a fare ste cose, ma sei smart, mi piaci. Ha appena detto che deve iniziare a fare gli speaker.
qua entriamo nel mio mondo. Spero non faccia grandi castronerie, perché io ho tanta stima di quest'uomo. È vero che lui utilizza Sound Imports. Vi dirò la verità, ho usato anch'io in passato Sound Imports, ma sinceramente preferisco molto di più Axiomedia. Almeno per l'Italia hanno dei prezzi più bassi. Eccoli qua. Questi sono SB Acoustics, questi qua li conosco benissimo, ne ho anch'io quattro in casa, perché ne ho altri due per un altro impianto, quindi molto molto interessanti questi speakerini qua, ne parleremo entro fine novembre dell'impianto 3 vie, che me lo chiedete spesso, entro fine novembre verrà presentato. Questi subwoofer qua invece non li conosco, non ho idea di che cosa siano, proprio di fattura così non mi dicono niente di particolare. Si vede che sono subwoofer per come sono proprio costruiti, vedete il dust cap che è estremamente grande qua, la sospensione che è molto molto grande e penso che non pesi poco la massa mobile del cono, quindi scendono di più in bassa frequenza. Oltretutto hanno 8 viti per essere avvitati invece che 6 come altri, o semplicemente 4, di conseguenza va a indicare anche il fatto che deve avere una buona tenuta sul pannello, perché se muove sto coso, di conseguenza sicuramente sono più sulla linea subwoofer questi. Mi aspetto di conseguenza che il mid range non sia meno di 3 o 4 pollici, più un 4 pollici sarà secondo me, non meno di 4 pollici perché sennò non ci sta dietro, però vediamo, magari poi lui sceglie un 3 pollici. Dipende se è l'RS100 o l'RS125. Sicuramente prenderà Dayton Audio, perché quello che costa meno è un rapporto qualità-prezzo per lui. A parte che gli fornisce tutto gratuitamente Sound Imports, credo, però comunque sia, c'ha le affiliazioni una cosa e l'altra, quindi vuole tenere bassi i costi. Ah, beccato! Lo sapevo che era lui, lo sapevo che era l'ATM della Dayton. Non mi piace moltissimo, sinceramente. Ci sono le misurazioni fatte da Diego Sartori su DB Rama di questi planari qua della Dayton Audio. Non mi ricordo più se c'è anche di questo. Andiamo a vederlo. Vedete, questo qui è stato misurato da Diego. E vediamo un po' come si comporta. Non eccezionalmente. No news. Quello che dichiara la Dayton non è mai la verità. Questi speaker qua in particolare hanno, cioè, vedete la dichiarazione della Dayton qual è? La Dayton dichiara sta roba qui, molto morbida e sale e rimane molto lineare. Quello che Diego ha misurato invece non è proprio uguale, parliamone signori, non è per niente uguale. Ovviamente impedenza e fase sono dritte, perché speaker planari sappiamo che hanno questa proprietà. Ovviamente la distorsione armonica sarà abbastanza bassa, perché comunque non costano poco, quindi sarà una cosa contenuta. Vedete che a 102 dB rimane comunque abbastanza bassa. Mi pare strano che questa distorsione impenni, cioè sali un po' di più in alta frequenza, dove in teoria loro si dovrebbero comportare meglio. I vari grafici waterfall, adesso non stiamo qua a commentare questi, comunque sembra che si comportino molto bene come speaker rispetto ad altri che ho visto. Fatto sta che non sono molto simili a quello che dichiara la Dayton questi grafici, proprio per niente. Io vedo che c'è una discesa molto grave da 70, cioè praticamente la curva è in salita, cioè questa curva non è dritta per nulla. Come fai a gestire una roba del genere? A me non piace molto, sinceramente. E non è quello che dichiarano loro. Qua non è la stessa cosa. Quindi per quello io credo poco alle cose che dicono Dayton Audio. Suona bene? Sì, ma fino a un certo punto. La linea RS suona bene della Dayton Audio. Le altre avrei da ridire, diciamo. Continuiamo la visione del video di DIY Perks. Eccoli, gli RS125, 4 pollici. Sapevo, lo sapevo. Box chiuso, un programma dei tanti di modellazione, fa fare tutto il programma, 2,5 litri, a occhio e croce ci sta. Per esperienza, per quello che vi posso dire io, avendo già usato modelli simili, un 2 litri per uno speakerino del genere direi che è un buon litraggio. Bravo DIY Perks. Dov'è il filtro crossover? Ci arriveremo. Ho molta paura di questa parte io. No vabbè, bellissime queste. Sono bellissime. Lui è andato a prendere questi speaker, subwoofer in particolare, che siano sottili, proprio perché così non vanno a occupare troppa profondità e riesce a gestire questa cosa in modo più facile. Mi sorprende il fatto che non ci sia tipo un radiatore passivo. Io l'avrei messo, sinceramente. O magari ha fatto bass reflex, però non so dove possa aver messo il tubo. Se è in box chiuso,
Non lo so, magari ha tanto volume d'aria. Vediamo in che direzione vuole andare. Bellissimo, bellissimo. Allora, io sapevo che Matt di DIY Perks fosse un grande, però vedete che sta utilizzando tutti gli accorgimenti del caso, tutti questi rinforzi interni. Non li fa e non li mette solo perché sennò diciamo si piega un po' il mobile, quindi non è solo una cosa fatta per il mobile, ma è una cosa fatta proprio per l'impianto audio. Il box di un diciamo un speaker, un diffusore audio, deve essere sempre molto molto solido, sturdy in inglese, no? Non deve essere soggetto a deformazioni. Quindi ottima scelta, sta lavorando molto bene. Bellissima anche questa, scusate se continuo a mettere in pausa, separare i volumi del medio e del subwoofer in modo tale che non ci siano interferenze. Non solo interferenze, fate conto che il subwoofer sposta tanta aria. Nel momento in cui vi dà una botta verso l'interno, va a comprimere il volume d'aria interna, ma se c'è anche un'altra membrana vibrante, tipo quella del mid-range, nello stesso volume d'aria, può darsi che vi parta via il mid-range per via proprio del fatto che c'è quest'aria che da qualche parte deve andare. Quindi separate i volumi d'aria del mid-range e del subwoofer, del woofer che sia, perché sennò vi si spacca completamente il mid-range, ok? Mi raccomando. Vedete che l'ha detto anche lui, la colla si espande leggermente quando asciuga? Ottimo per avere tutto sigillato ermeticamente. Bravo, molto bravo. Errore, questo ve lo devo far notare, è un errore. Vedete quella porta reflex lì? Le porte reflex così sottili sono soggette a causare compressione, cioè all'aumentare della pressione sonora vanno a avere sempre più perdite all'interno, diciamo, della questione del passaggio dell'aria attraverso la porta reflex, e di conseguenza possono diventare turbolente, quindi causare rumori spiacevoli. E non solo, man mano che alzo il volume l'aria fa sempre più fatica a passarci attraverso e il box si va a comportare come un box chiuso invece che rimanere reflex. Quindi non la migliore delle scelte, io avrei fatto una porta reflex tonda. Qui mi spiace, ma quello che è giusto si deve dire, questa è stata un po' brutta, un po' un tiro mancino, però vabbè, tanto sono delle casse non principali, sono quelle per gli effetti che si mettono dietro la testa. Tutto sommato va bene lo stesso. Fossero stati i monitor principali, diciamo le casse principali, avrei storto di più il naso. In questo caso sono giusto per il surround, quindi in realtà va bene. Quella roba lì non è soggetta a grandi escursioni, soprattutto sulla bassa frequenza. Di conseguenza ce la si può portare a casa anche così. No, non è vero, non è vero. Quella roba lì non può scendere a 20 Hz. Falle delle misurazioni, è un atto pollici quella roba lì. A dir tanto 10, non li può fare i 20 Hz, smettila. Te ne farà 26 se c'hai la risonanza della stanza, se no non può scendere sotto i 30. Non dirmi cose che non possono accadere. È fisica, mi spiace. Oltretutto, se non l'hai caricato in bass reflex, quei 20 Hz lì non ce li avrai mai nella vita. Ma andiamo avanti. Dayton Audio, sì, amplificatore DSP a 4 canali se non sbaglio. Ha DAW 1701 DSP che gli permette di programmare tutto in modo semplice. Ci sto studiando sotto anch'io, ho anch'io una DAW 1701, ne ho un paio in casa che sto studiando. Sta facendo lui crossover, quindi questo qua pilota solo il destro e il sinistro. Infatti, immaginavo ne avesse usate di più in Daisy Chain tipo. È una bellissima, diciamo, costruzione questa qui. A parte l'estetica, che lui è sempre molto attento. Power supply, cioè alimentatore, deve dare tutto quello che può. Queste unità qui sono da o 4x50 o 2x100, se non sbaglio. Probabilmente quella lì è una scheda Bluetooth che gli permette di pilotare, diciamo, solo il destro e il sinistro quando lui vuole usarlo come impianto stereo normale. Mentre l'altra scheda gli permette di dividere il 5.1 e quindi mandare i vari segnali ai vari amplificatori. Probabilmente è quello che sta facendo, perché il DSP è incorporato negli amplificatori. Probabilmente non è incorporato negli amplificatori invece il modulo Bluetooth, Wi-Fi, va a sapere, diciamo la connessione wireless. Allora, io spero che tramite la configurazione del software Sigma Studio
lui abbia sì scelto giustamente i punti di crossover, ma anche l'allineamento di fase corretto, perché non è scontata come cosa, non è detto che sia completamente allineato in fase. E questa cosa qua solitamente si può fare bene con delle misurazioni, perché l'orecchio non è che se ne accorge troppo di sti problemi. Ora, vediamo un attimo quello che ha fatto. Io ho molti dubbi che questa cosa sia fatta a livello tecnico in modo molto molto preciso. Lui avrà fatto del suo meglio, cerchiamo di capire cosa ha fatto di giusto e che cosa invece o non ha fatto o ha fatto sbagliato. Mamma mia, che continua a dire che fai 20 Hz, non li fai 20 Hz, va bene? Oh. Lui che cosa ha fatto? Ha preso un DSP, probabilmente a 4 ingressi e 4 uscite, e ha preso i 4 ingressi destra-sinistra, subwoofer, quindi LFE, diciamo gli effetti di bassa frequenza, e il centrale, ed è andato a rimodellare quella risposta. Quindi le basse del centrale le ha fatte andare ai due subwoofer destro e sinistro, il diciamo subwoofer effettivo li ha fatti andare al destro e al sinistro, e anche le basse frequenze del canale destro e del canale sinistro li ha fatti andare al destro e al sinistro. Quindi lui ha rimaneggiato un po' le parti di suono che vanno a ogni speaker e le ha rimandate ad altri magari speaker in altre posizioni, che in realtà è una scelta ottima. Io avrei sinceramente fatto le stesse identiche scelte, cioè le basse frequenze in un modo o nell'altro le faccio andare tutte al destro e al sinistro, il resto lo tengo pulito. Quindi è un'ottima scelta. Lui ha preso appunto un DSP 4 in 4 out e ha fatto questa roba qui. Per i surround invece probabilmente ha lasciato il suono così com'è, o al massimo ha aggiunto un filtro passalto. Ha appena detto che ha usato un box chiuso invece che un box reflex per le basse frequenze, di conseguenza questa roba qui non può andare a 20 Hz perché è bloccato il movimento. A una certa vanno in decadimento di 6 decibel per ottava i box chiusi ermeticamente, quindi c'è questo diciamo decadimento, questa discesa molto morbida, ma non li fa i 20 Hz. Lui dice piatto fino a 25 Hz in ogni caso. Non è vero, smettila. La possibilità di vedere le dimensioni interne del volume, quindi possiamo fare reverse engineering e lo andiamo a fare. Andiamo a vedere in descrizione tutto. Quello che mi interessa a me è vedere il volume d'aria che ha dato a questi subwoofer. Ah, vedi che sono gli SB Acoustics, ma sono nuovi questi qua. Allora, ci ho azzeccato, erano gli SB, ma non li conoscevo questi qua. Ed è in alluminio, quindi molto pesante. Quindi ci ho azzeccato, erano effettivamente degli SB questi qua. Saranno usciti forse da poco, forse non li ho mai guardati perché non li ho ritenuti interessanti. Ah no, non li ho mai guardati perché costano 275 euro l'uno. Io non sono così ricco, ecco perché non li ho mai guardati questi speaker qua. Sono dei 10 pollici, non degli 8 pollici. Andiamo a vedere quanto possono scendere in un box chiuso, come effettivamente ha detto lui. Magnete al neodimio, volume chiuso 40 litri sono consigliati. Non è consigliato per stare in un box bass reflex. Interessante questa cosa. Allora, scendere scende, ma già da qui vediamo che non è lineare fino a 20 Hz. Quanto possono andare a 20 Hz? Perché magari ci arrivano, però vediamo quanto. Perché se mi fai 20 Hz ma con un'attenuazione di 30 decibel non li sento. Se invece l'attenuazione magari è sui 16 decibel... Boh, potrei ancora accettarlo. Quindi questi sono gli speaker, teniamolo qui il datasheet, che tanto dobbiamo andarlo a usare per fare diciamo la progettazione al volo. Ha messo anche dei subwoofer low cost, ma praticamente uguali. No, non fanno la stessa cosa, quindi possiamo provare a vedere che cosa cambia se mette questi invece che gli altri con lo stesso tipo di volume. Tanto i parametri li possiamo inserire, quindi lui ha messo un paio di subwoofer, uno più costoso, uno meno costoso. Andiamo a testarli tutte e due, perché no? Piani 3D su SketchUp. Non me lo fa aprire perché è una versione vecchia. C'è un qualcosa tipo SketchUp online? Oh, sì, ce l'abbiamo fatta ad aprirlo. Dobbiamo cercare di capire quanto è il volume di queste porte qui. Io non so usare SketchUp, però. Metro, misura. Sì, da qui a qui. Ah, sono 94 mm. Li ho visti. Andiamo sul readme che lui mi ha dato, che iniziamo a segnarci le cose. Altezza 1157. Ah, ce l'ho fatta! Mamma, quanto sono felice di questa mia capacità di fare reverse engineering, guarda. E adesso possiamo avere la larghezza interna. Coso, misurati. 863.
Tutti questi scleri della progettazione di un box, della progettazione di un crossover, delle misurazioni tecniche che purtroppo in questo video di Matt non ci sono, però vanno fatte, andrebbero fatte, tutte queste cose sono cose che io faccio di mestiere, cioè io mi occupo di progettare, realizzare impianti audio, creare delle documentazioni e permettere a voi di realizzarli in modo autonomo. Basta essere un po' pratici con il fai da te. Per chi vuole capire meglio le questioni legate al mondo audio, proprio i pilastri di questo mondo, c'è anche un masterclass che ho fatto che si chiama I pilastri del suono. Tutte le informazioni per l'accesso a questi contenuti, anche solo per curiosità, le trovate in descrizione video. Quindi passate di lì, dateci un occhio, così troverete magari qualche spunto creativo utile al di là di tutto il resto. E se non volete perdere altri contenuti di questo tipo, potete iscrivervi. Libera scelta. Vi lascio alla continuazione del video. Direi che ci siamo. Allora, possiamo fare reverse engineering. Possiamo andare a vedere il box. Quindi, facciamo finta, ok? So che non è giusto, però seguitemi nel ragionamento. Questo lo chiudiamo, che tanto non ci serve più, SketchUp. Di fare il litraggio di questa roba qui. Allora, dobbiamo convertire i millimetri in decimetri. Importante. Quindi siamo a 0,94 decimetri per 11,57. Decimetri per 8,63 decimetri. Questo perché? Perché ci sarà più comodo per calcolare il volume e ci basterà fare 0,94 per 11,57 per 8,63, sarà un'ottantina di litri, 90-93 litri, perfetto. Quindi lui ha fatto un box di 93 litri. Questi 0,85 litri facciamo che li togliamo per facilitarci i calcoli, tanto sono occupati dai travetti di rinforzo che ha messo internamente, dal volume degli speaker, perché anche loro occupano spazio, insomma probabilmente saranno anche di più quelli da togliere. Noi facciamo finta che togliamo solo la parte decimale, così per semplificarci la vita. Sicuramente non può essere di più di 93 il litraggio, ok? Potrebbe essere di meno, ma per ovviamente matematica non può essere più di 93, quindi noi gli diamo 93. Di solito un litraggio maggiore permette di muovere meglio uno speaker. Quindi sono all'interno di V2X CAD, ho dovuto modificare i parametri tier small dell'SB Acoustics perché non erano corretti, erano diversi da quelli dichiarati dal costruttore. Non so la speaker database cosa abbia fatto, magari non ho controllato io bene, comunque ho ricontrollato, adesso ha senso quello che sto vedendo. Che cosa ho fatto? Ho calcolato il volume, l'ho anche riportato e siamo a 93 litri. Quindi adesso possiamo andare a verificare un po' come si comportano questi speaker. SB Acoustics, in 93 litri con un QA, il QA è un parametro particolare, lui non ha messo fonoassorbente internamente, quindi in realtà questo parametro qua nel suo caso potrebbe essere abbastanza alto, tipo 89 così. Mentre questo qui ci sta intorno al 10, forse addirittura leggermente più basso, potrebbe essere un 8 per la rigidità strutturale del box. Non sono cose che vi voglio spiegare adesso, quindi prendetela un po' così, questa cosa qua che sto andando a scrivere. Per il box che ha fatto lui comunque questi parametri dovrebbero andare più che bene. Cerchiamo di allargare un po' l'asse X, quindi arriviamo fino a 2500 Hz, che tanto sono dei subwoofer oltre non ci interessa, e andiamo a vedere cosa succede a 10 Hz anche, quindi ci spostiamo un po' più giù con la visualizzazione. Questa è la linea dei 20 Hz, ok? Non perdetela d'occhio la linea dei 20 Hz. Allarghiamo un po' l'asse Y e spostiamoci per vedere cosa succede. Lui dice che scende fino a 20 Hz, quindi abbiamo un 86,5, a 20 Hz invece ne abbiamo perso circa 9 decibel. Non sono pochissimi 9 decibel, ma non sono neanche troppi in realtà, quindi scendere fino a 20 Hz più o meno, diciamo che non è lineare fino a 20 Hz. Lui ha detto che era lineare fino a 25. No, mai nella vita, 25 Hz ne hai almeno meno 6, sì, sei a meno 6, quindi direi proprio di no. Fate conto che gli stiamo dando 2,5 watt, facciamo finta di volergli dare 1 watt di potenza, con 1 watt siamo a 82,5, ha una sensibilità abbastanza bassa, nulla che mi stupisca in realtà. Funziona, cioè sì, va bene, in volume chiuso, diciamo che se l'hai scelto bene, diciamo... Sì, se l'è scelto bene lo speaker sicuramente. E questo qui è il Dighton da 10 pollici.
quindi scende abbastanza, non troppo. La cosa particolare che però mi interessa capire è quanto è limitato questo progetto, perché ci sono delle limitazioni, in particolare, dato che lui riesce a reggere solo fino a una certa escursione. Per esempio, vediamo questa linea qua e questa linea qua. Queste qua sono i limiti di escursione. Proviamo a tirar su la potenza e arriviamo, lui ha una potenza RMS massima di 200 watt, quindi tiriamo su fino a quando non arriviamo a vedere dei problemi. Ehi, ottimo direi. Allora, cosa sta succedendo? È uno speaker fantastico, secondo me. Ha scelto un SB Acoustics, io sono estremamente fan dell'SB Acoustics. Vediamo che se gli diamo 200 watt effettivi RMS, lui riesce a sviluppare tutta la potenza che vogliamo e a toccare qui vedete che sta toccando, limiti di escursione, ma siamo a 15 Hz con i limiti di escursione, quindi se non scende sotto i 20 Hz la traccia, lui problemi di escursione ancora non ne sta avendo, perché comunque il box chiuso gli sta permettendo di lavorare correttamente, senza andare in over escursione, per così dire, quindi spettacolo, ben controllato anche nei transienti a questo punto. Riesce ad avere una pressione massima di 105 decibel circa, che non mi stupisce in realtà, perché il subwoofer che ho fatto io, Superbo, che trovate comunque tra i miei progetti sul mio sito web, lo sapete, no? Io progetto impianti audio, Superbo è in grado di fare le stesse cose, anzi Superbo arriva fino a 110 decibel a un metro di distanza, quindi Superbo non ha nessun tipo di problema, quindi lui inizia ad avere un decadimento a 35 Hz e anche Superbo a 35 Hz, se non sbaglio c'è la F3, non mi ricordo perfettamente, nel video sicuramente l'ho detto, quindi è in linea con Superbo. Differenza è che questo qua vi costa 200 e non mi ricordo quanto, 270 euro uno speaker, mentre Superbo con 270 euro dovreste essere in grado di farvi tutto, compreso la plate di amplificazione, eccetera. Forse sono 300 euro il kit da Axiomedia con i cavi, con i piedini, con tutto quanto, fonoassorbente, insomma, c'è tutto. Quindi sono in linea. E come potenze siamo lì, perché anche Superbo riesce a tenere i 200 watt, almeno lo speaker sì, però il progetto, eccetera, eccetera, tutto quanto, forse 100 watt io non andrei oltre, ma comunque i 110 decibel li fa. Quindi, volente o nolente, le performance ci sono da parte di Superbo, anche migliori in termini di pressione sonora che riesce a sviluppare rispetto a questi. Questi sono fatti in modo diverso per lavorare in volume chiuso, per essere molto snelli. È un ottimo speaker, è una buona scelta. I 20 Hz li fa a meno 9, quindi non li stai facendo bene i 20 Hz, sei un po' tanto in decadimento. Se andiamo a vedere il grafico come si comporta, vedete che questo è il decadimento classico che hanno gli speaker in box chiuso. La velocità dell'aria attraverso la porta reflex non ce l'abbiamo, perché non siamo in un box di tipo reflex. Andiamo a vedere il Dayton Audio da 12 pollici che lui ha consigliato come si comporta. Vediamo anche l'effetto dell'induttanza in questo caso. Per l'SB Acoustics non vedo la misurazione dell'induttanza, quindi non gliel'ho potuta inserire. Sarebbe bello poterla inserire, ma non ce l'ho. Torniamo sul Dayton Audio. Vediamo che lui non li regge a 20 Hz, 200 watt, quindi bisogna stare un po' più giù, quindi tipo a 160 watt si può arrivare, e a quel punto lui ancora ce la fa. La potenza la riesce a gestire? Direi di sì. La risposta in frequenza in questo caso non è uguale all'altra, facciamo finta di non voler vedere la LE, che così abbiamo una comparazione uguale, però vediamo che non si comportano allo stesso modo i due speaker. Quello tratteggiato sarebbe l'SB e questo qui invece è il Dayton. Se vado a cambiare leggermente per arrivare allo stesso livello di pressione sonora, così sono, diciamo, sovrapposti, vediamo che l'SB Acoustics scende di più, anche se è un 10 pollici, ma con una sensibilità minore perché è più pesante proprio come speaker, mentre il Dayton non scende così tanto, a parità di box in cui è stato messo. Quindi il Dayton Audio è un'alternativa, lui dice, praticamente con le stesse caratteristiche. Non è vero. Si comporta in modo completamente diverso in bassa frequenza, e dato che sono dei subwoofer è quello che vorrei che si comportassero uguali, ma non succede. Quindi
appunto, se proprio devo, non vado da parte, diciamo, mia, non vado sul Dayton. Che cosa avrei fatto per il Dayton? Magari gli avrei fatto una cassa in bass reflex o una cassa con radiatore passivo. Non è scopo di questo video insegnarvi a progettare un box, quindi volevo solo commentare le performance da loro raggiunti. Per andare a creare proprio il proprio box farò un masterclass a riguardo, ci saranno dei corsi sviluppati da me in cui voi potete seguire la progettazione di un impianto audio, un box, un crossover, insomma, e poi essere indipendenti nella realizzazione. Morale della favola, DIY Perks. Ottimo lavoro, bello come impianto, i 20 Hz non li fai molto in realtà, ci provi, ci vai vicino. Probabilmente con il contributo della stanza che ti va a sollevare la bassa frequenza, potresti addirittura riuscire ad avere un buon sostegno a 20 Hz, perché effettivamente comunque c'è della pressione sonora lì, non è come in altri impianti che ho visto che va giù a picco. Siamo a meno 9 decibel, fate conto che una cosa del genere, già solo se mettete un subwoofer in un angolo, vi viene tirato su molta quella bassa frequenza, in modo un po' risonante, ma vi viene tirata su. Quindi, bene o male, è un bel progetto. Quello che immaginavo che potesse accadere all'interno di una progettazione di questo tipo, effettivamente abbiamo visto che accade. Ottimo lavoro, signor Matt di DIY Perks. Davvero un bel lavoro e un bel progetto, un bel impianto. Complimenti. Un botto di robe le abbiamo imparate. Non sono molto d'accordo sul Twitter planare che hai utilizzato, però vabbè, scelte personali, diciamo. Io non l'avrei mai usato. Spero che anche voi abbiate imparato molte molte cose da questo video. Avendo riguardato tutto il video, avendolo editato, mi sento di dire una cosa. Ho detto durante il video che i 20 Hz non si potevano toccare, era impossibile. In realtà abbiamo visto che con la scelta di uno speaker molto performante e costoso, effettivamente si è riusciti ad andare abbastanza bene a 20 Hz, perché un'attenuazione di, non mi ricordo più se erano 9 decibel o giù di lì, non è poi così tanta per i 20 Hz. Quindi effettivamente c'è del sostegno in quella parte dello spettro. Ottimo anche questo, nel senso, quello che ha detto Matt di DIY Perks non è corretto al 100%, nel senso che non sono 20 Hz lineari, però effettivamente ci sono. Quindi ancora una volta complimenti Matt, hai fatto un bellissimo progetto. Io vi ricordo che sono Mike Borghese Audio, progetto impianti audio, questo è il mio lavoro, e sul sito web trovate tutti gli impianti da me progettati che potete realizzare in autonomia. In descrizione ci sono altre informazioni utili, come il masterclass su i pilastri del suono per capire meglio questo mondo audio un po' più tecnico ma accessibile a tutti, così come tanti altri link utili. Noi ci salutiamo qui, ci vediamo al prossimo video. Voi fate i buoni e oggi andiamo sulla tradizionalità, come il pane nero con il gorgonzola, che è abbastanza delle mie parti, quindi ci salutiamo così. Ciao ragazzi.